Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui con Dead Island Riptide. Riprendiamo non da dove ci eravamo lasciati, perché sinceramente avevo registrato un po', ma era un gameplay che faceva un po' cagare sinceramente, perché era un po' andare in giro a cercare di prendere, se non sbaglio, la barca o il motore della barca, non mi ricordo. Comunque adesso ho ripreso la partita, sinceramente da un po' che non ci gioco. E a parte che appena ripreso c'era sto zombie attaccato direttamente alla carotide, alla giugulare, e quindi ho dato giusto così in amicizia due martellate sulle gengive. E adesso riprendiamo, che non ho la più pallida idea di cosa dobbiamo fare, quindi direi di andare a vedere tipo gli obiettivi. A parte che non ricordo più i tasti, quindi abbiate pazienza. Missioni, un nuovo inizio, dettagli magari. Alai è un villaggio di pescatori. Prova a vedere se c'è una barca da prendere in prestito per raggiungere Anderson via mare. Sì, questo già lo sapevamo, ma magari sapere cos'altro devo fare. Abilità, credo di non aver fatto niente di più. Squadra, va bene. Ok, c'è quest'area che, se non ricordo male, dovevamo cercare qualcosa all'interno di... Guarda là, di quest'area. Sì, io sto morendo tra l'altro. Scusi, ma vaffanculo, va a ridammi il martellone, che qua facciamo il lancia, noi lanciamo tutto. Come cazzo si cambiavano armi? Ma che cazzo è la spara chiodi? Sparaglielo sto cazzo, gli sparo. Cos'è? Oh, ma guarda che siete dei gran figli di mula. Vai, vai. Ma che cazzo è il coltellino svizzero? Mi posso curare in un modo o nell'altro? No. Cioè forse non ho... Cattivo però sto coltellino. Sto morendo tra l'altro. Ma tu? Zacchete! E mi allontano. Mortacci tua. Mi ho preso uno straccio. Vabbè, chi trova trattiene. Allora, con calma e circospezione cerchiamo di organizzarci. Abbiamo una sparachiodi senza chiodi, quindi possiamo anche toglierla. Coltello fatto in casa, lo posso mettere al posto di questa? Magari iniziamo a lanciare un po' di roba. Cioè iniziamo, torniamo ai lanciatori di una volta. E soprattutto vorrei trovare qualcosa per curarmi, perché di sto passo mi sa che non andiamo da nessuna parte. E forse l'ultima volta ero uscito proprio perché non... Mi stavano girando i maroni. Mortacci della sorella. Allora facciamo che zacchete. Mamma mia, che lanciatori provetto. No, ridammi il coltellozzo. Rimettiamolo, perché mi sento più al sicuro da lanciatore di coltelli ninja. Zacchete. No, metti questo. Non mi piace. No, Bam. Mamma mia, che cazzo gli ho tirato tra l'altro. No, no, chi è? Allora, io te lo dico in amicizia. Vaffanculo. Detto in amicizia sempre perché, con rispetto parlando. Allora, devo trovare qualcosa dentro quest'area che non troveremo mai. Questo è un chiodo che ho sparato io, ne sono convinto. Allora, adesso mi state facendo veramente girare i coglioni. Ma mi è tornato indietro il martello. Mamma mia, che sono proprio un ninja. Quasi. Allora, a parte che non so che cazzo devo fare. Se non mi ricordo male, perché come detto è da un po' che non ci gioco, dovevo trovare tipo il motore del motoscafo. Magari però un indizio me lo potevate anche dare, invece di mandarmi così random. Devo dire che potenzialmente questo gioco è sì divertente, ma allo stesso tempo io, come detto, me lo sto giocando molto random. Cioè una partita ogni tanto, veramente. Perché potenzialmente è una rottura di palle, ve lo dico onestamente. Se uno se lo gioca tutto di seguito, sono convinto che durerebbe ben poco il divertimento.
Allora devo rimanere nella zona verde per trovare sto cazzo, dico. No, la merendina no, adesso sto bene a salute. Ero salito di livello o sbaglio? Che qua nei momenti di caos totale. Come detto, molto probabilmente saranno dei video fatti così, proprio nel senso, questo magari staremo un quarto d'ora sempre allo stesso punto. E io vorrei aumentare questo qui perché alla fine, come vedete, quella più grande è boomerang perfetto. Cioè ci ritorna la roba dietro, io lo voglio. Questo cos'è? Scassinatore. Questo invece? Mastro Ebro. No, noi non beviamo tanto. Probabilità di saccheggiare un'arma in buono stato, questo voglio. Sì, sì. Perfetto. Tu sei vivo? Sì. Tò, spacco il culo. Che non è bella detta così, però. Allora. Sono in seria. Bam. Mamma mia, come siamo gatti. E soprattutto, guardala. Il coso boomerang è una soddisfazione enorme. Io ho un attimo timore qua. Ma comunque vi devo dire che The Walking Dead, quello che sto facendo in parallelo a questo qui, cioè potenzialmente sono due, tutte e due giochi sul mediocre, diciamo, che possono venire a noia molto presto. Però quello forse ha qualcosa in più dal punto di vista di sopravvivenza. Ah no, non posso prenderlo perché probabilmente sono pieno di roba. E se magari lascio qualcosa che fa cagare? Giusto per, eh? No, questo era... Ah, questo era il calcio, sì. Non, io non, i pulsanti non me li ricordo. Infatti adesso stavo cercando di cambiare altro, ma... Inventario. Allora, qualcosa di merda che possiamo lasciare. Ingannevole pistola lanciarazzi. Vabbè, allora aspettate, eh. A sto punto. Tanto vale che li lancio. Io sto girando in tondo, non so se... Sì, ve ne sarete accorti, me ne sono accorto io. Ma perché non so... Che cazzo... Dobbiamo trovare, cioè... Oh, e basta, cazzo. Te lo dico pure io. Ma i sottotitoli per le bestemmie che dice il tipo, no, eh? Vabbè. Allora, dobbiamo trovare sto cazzo. Questa che è? Si apre? No. Come si correva, ok. Allora, signorina. Ok, non sei una signorina. Scusa, ma ti avevo scambiato per una signorina. Abbi pazienza. Zacchete, mamma mia. No, rivoglio il coltellino ninja. Qual era? Non era questo, vabbè, sti cazzi. Questo è vivo? Non è vero. Qua cosa c'è? Detergente. Ma il detergente è tipo ce lo mangiamo? Allora, io adesso voglio sapere immediatamente. Io secondo me devo entrare qua dentro. Quindi usiamo la scala. Magari scassiniamo dal tetto. I video li farò molto brevi, ragazzi. Perché sì, potevamo entrare dal tetto. Non è vero. O forse sì. C'è un buco. Questi sono vivi? Tu sei vivo, no? No, il martello non posso prenderlo perché... Ma il martello in che condizioni sta? Oh, non sta malissimo. No, no. Vabbè. Adesso siamo nella merda. Allora, tu in amicizia. Zacchete. Aia. Zacchete. Aie. Oh, li mortacci tua. E di chi non te lo dice? Allora, manteniamo la calma. Perché adesso, cioè, quello che è cattivo, che non ha perso praticamente... No, no, il martello è qualcosa di... Mamma mia. Ma che cazzo è, Highlander? Oh, guarda che figlio di troia. No. Cioè, sono morto. Sono... Puttana troia. A questo mi sa che li dobbiamo lanciare pure... Il mondo. Ma dove... Ma cazzo, ma rimesso... Ah, ma rimesso dentro e tra l'altro la vita più... Più grande di prima. Cioè, la barra è più... Come cazzo funziona sta cosa? Allora, te lo dico in estrema amicizia. Vaffanculo, figlio di una maiala. Aspetta, aspetta, riprendi qualcosa. Sì, vabbè, questo mi sta mangiando proprio.
Riprendi tutto e scappa. Porca puttana. Abbiamo un po' una resistenza di merda. Detto. Vabbè. Questo è vivo? Oh, fanculo. Quello è sempre più vivo che mai. Allora, adesso facciamo di. Oh, prima o poi morirà sto pezzo di merda. No, non ti incazzare, abbi pietà. Sono venuto in pace. Sto cercando solo un motorino. Tutto il cazzo. No, 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 scappa, scappa e riprendi tutto. Riprendi tutto. Cristo, ma questo. Aspetta, il calcio. Calcio su. Maroni. Botta, calcio, botta, calcio, calcio, botta, calcio. Fanculo. Maronate. No, riprendi il coltellino che magari glielo tiro sulle gengive. Aia, aia. Allora. Che cazzo. Ok, questo era piuttosto cattivo, Mo non vorrei dire niente, ma mi ha rotto il culo. Se non posso aprirlo. C'è un po' di roba. Ma il detergente. Non lo so, io li prendo i detergenti questi cazzi. Questo cos'è? Progetto filo spinato. Grande. Bevanda energetica. Abbottati di bevanda energetica, perché qua stiamo prendendo in mano. Questa è la porta, non direi di non aprirla. Prima cerchiamo qualcosa, perché se no sta qua. Calamita, sì, la voglio. Aspetta. Come cazzo? Bevanda energetica, sì, stiamo morendo. E anche il sapone, magari ci diamo una lavatina alle gengive insanguinate. Nastro isolante. Filo spinato. Questa è la mia? No. Cioè, sì. Probabilmente. Oh, eccolo qua, il mod. Lo sai che tua madre è una maiala? Cos'è questi rumori? Si sono rotti i coglioni, eh. Non ti avvicinare. No. Possiamo lanciarli? No, dove cazzo le lancio? Ma vaffanculo. Riprenditi il coltello. Il coltello. Il coltello. Non è vero. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Martello. 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 Sì, mi diverto a zacchete. Allora, riprendiamo il martello e il coltello, sti cazzi, glielo lasciamo perché mi riprendo sta mazza pesante che. Cintura, sì. Motore. Adesso dobbiamo tornare. Cioè, io così dovrei andare alla barca. No, ma come cazzo? Posso posarlo un attimo? Ma guarda che se devo andare in giro con il cazzo di motore su. Lama. Sì. Allora, aspettate, fatemi prima aprire la porta e farmi un po' spazio, credo. E poi, ragazzi, penso che ci salutiamo, farò video brevi, lo so che magari. Vorreste vedermi andare avanti più spedito, però, come detto, me lo gioco così, proprio per. Perché sennò poi annoia, ve lo dico già. Da adesso, perché si vede che potenzialmente è un titolo di quelli che. Non ha tutta quella varia dove cazzo. Allora aspetta, perché sotto forse c'è. Ho capito se c'è. Non posso passare qua. Passiamo di sopra, che tanto comunque già ci siamo passati prima. Quindi in teoria non dovrebbe esserci nessuno. In teoria. E sto cazzo. No, no, lascia il motore, lascia il motore. Lascia sto cazzo di motore e corri. Li portiamo qua, perché noi siamo cattivi. E patarang. Sto cazzo. Il nostro martello fedele. Te lo dico pure io, Mamma mia, il martello comunque ci sta dando delle gran soddisfazioni. Come la mannaia che poi non ho più ritrovato, cazzo. Aspetta, prima fammi eliminare pure questo. Se no stiamo qua a fa sopra e sotto a cazzo di cane. A pene di cane. Scusa tu. Tacchete. Me lo ridai il martello, per favore, che era la mia arma preferita. Eccolo lì. Cioè, dopo la mannaia, magari. No. Oh, guarda che siete dei gran fili di mula, eh. Cristo. Vaffanculo, va. Guarda ste bacche. Che poi dico, un villaggio di. Ma che cazzo fai? Un villaggio. Oh, vaffanculo. Me ne scordo comunque di utilizzare il calcio. So che è molto utile in fase di combattimento. Io volevo il mio fottutissimo martello. Dobbiamo andare qui noi. Tu eri morto, giusto? Quindi cerchiamo di liberarci prima la strada.
non c'è più nessuno, tanto usciranno di botto. Vorrei solo portare il motore per poi ribeccarci più avanti. Sto cazzo l'ho lasciato, ma il motore. Banda energetica. Possiamo andare un po' più spediti, per favore, che siamo a 70 metri. E per il resto, ragazzi, come detto, appunto, farò video un po' random così. Cioè, random. Adesso credo che mi seguirò tutta la storia. Anche perché già ci gioco io una volta ogni tanto, quindi possiamo vedere un po' tutto. E vi dico, se a voi piace questo genere di titoli, ragazzi, date un'occhiata anche a coso, a The Walking Dead Survival Instinct che sto facendo, perché anche quello è potenzialmente figo, come detto. Potrebbe venire a noia, ma stessa cosa di questo. Perché so che già qua verranno a rincularmi in gruppo. Vabbè. Che non lo sapevo io. Allora, sta consegna di sto fottuto motore di merda. Mi devi rompere i maroni, eh. Te lo dico in amicizia. In estrema amicizia. Adesso rivoglio i miei pezzi. Lo do. Ok, ce l'ho dietro. Ce l'ho dietro. Lo so, lo so, lo so. Li sento, li sento, li sento. Prendi tutto, prendi tutto. Vaffanculo. Calcio sui denti. Via. Mamma mia. Siamo dei ninja, eh. Vi invito a seguire anche la pagina Facebook, perché lì ogni tanto metto qualche news, anche su, soprattutto su rubriche nuove, cose del genere, un po' di robe così. E no, ma stiamo messi bene, quindi non mi servono. Mi servirebbe magari un kit medico proprio da portarmi dietro. Che non lo sapevo. Ok, abbiamo rotto qualcosa. Antidolorifici, perfetto. Munizioni non abbiamo. Vabbè, sti cazzi, la cassa non la possiamo aprire. Andiamo. Motore, motore, dov'è il motore? Il motore. Sì, il video sta uscendo più lungo del previsto. Siamo a 24 metri. Dai, dai. Che poi tra l'altro alla barca già ci ero arrivato, perché è che non lo sapevo io. Cosa sto cazzo di motore. Mamma mia. Sì, potevo fare l'attacco, me ne sono accorto dopo. Guarda, Cristian. E vaffanculo, va. Tu sei vivo, lo so, c'è la faccia da vivo. Adesso non c'è più la faccia. Vabbè. Ok. No, aspetta, quelli sono sicuramente, si risveglia quello. Cazzo te lo dico a fare. Sono stato qua col motore. Perfetto, andiamoci a ripiare. Sto cazzo, guarda quello. Che abbiamo svegliato pure. Oh, questo è cattivo, questo è cattivo. Ma baffa, guarda questo. Questo è cattivo, baffa, va, te lo dico proprio in amicizia, proprio top. Mi lascio qualcosa di succoso, magari, dei soldoni, no? Vabbè. Aspetta, prima del motore una bibitina, una cochina. Sì, lo so, è molto molto random il gameplay, molto molto su e giù, destra e sinistra, però cazzo dobbiamo fare così. E quindi, ragazzi, abbiamo recuperato il nostro motore per la nave. Adesso andremo a fondo, perché hanno attaccato qua. Perfetto, dobbiamo scappare. Un nuovo inizio, perfetto. Cioè, abbiamo la barca. Sì. Shouldn't take me long to get across. Once I'm over there, I'll let you know about the road. Aspetta, non ho seguito i sottotitoli perché stavo leggendo. Cioè, stavo vedendo questo che mi stava. Ma che cazzo vuoi? Ma vaffanculo, va. Allora, manteniamo la calma. Che cazzo devo fare? Me ne devo andare. Vabbè, ragazzi, noi. Ma che mi ha spinto? Oh, ma vaffanculo. Te lo dico in amicizia. Non mi spinge. Si spinge. Poi fai male. Oh, guarda sti figli di. Avete quasi rotto il cazzo. E lancia sta cazzo di martellazza. Vaffanculo. Vabbè, raga, mi sa che ci vediamo direttamente al prossimo video. Ripartiremo direttamente qui. Metto in pausa perché qua mi inculano. E vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. E li farò un po' così random. E noi ci vediamo al prossimo. Un saluto a tutti da Gualtareale.